Spettanze arretrate per i forestali del Molise. Alcuni lavoratori oggi dal prefetto di Campobasso per chiedere sostegno ed interventi immediati. Mobilità in scadenza per tanti lavoratori ITR. Servono misure urgenti di sostegno al reddito. L'onorevole molisano Danilo Leva ha presentato un'interrogazione al ministro Poletti. Gli allievi agenti di Polizia di Stato della scuola di Campobasso oggi hanno giurato fedeltà alla Repubblica. Nell'occasione presente il vice capo di Polizia Luigi Savina. Anche l'Assindustria Molise favorevole alla realizzazione della variante stradale di Venafro per accorciare i tempi di percorrenza dall'Adriatico al Tirreno. Buon pomeriggio e bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione di TLT Molise. Una rappresentanza dell'Unione Sindacale di Base dei Lavoratori Forestali del Molise è stata ricevuta dal prefetto di Campobasso Francesco Paolo Di Menna. Numerose le ragioni dell'incontro, tra le quali la mancata erogazione delle spettanze maturate. Il prefetto di Campobasso, Francesco Paolo Di Menna, riceve una delegazione dell'Unione Sindacale di Base, composta da dirigenti sindacali e lavoratori del comparto forestale, lavoratori che si occupano di presidio del territorio, evitando con il loro impegno quotidiano la deriva ambientale. Questi lavoratori, tra le tante situazioni critiche, lamentano la mancanza delle spettanze a loro dovute per i mesi di luglio, agosto e settembre. Noi il 27 settembre abbiamo avuto un incontro con l'assessore Falciolla, diciamo un incontro che ci ha lasciato positivamente, ci aveva dato delle speranze per quanto riguardavano gli stipendi e per quanto riguarda la situazione di 12 lavoratori che ancora oggi non fanno nessun tipo di giornata. Ma visto e considerato che questo non è successo, siamo dovuti ricorrere di nuovo al prefetto. Il nostro territorio già sta disastrato per altre situazioni. La situazione dei lavoratori forestali, che a mio avviso è un lavoro che nel nostro territorio serve come il pane, perché comunque fanno un lavoro veramente utile per il nostro territorio, però pare che la Regione ogni anno non c'è una programmazione veritiera per quanto riguarda questi lavoratori e ancora oggi non si capisce quando le giornate non le riescono a fare, non fanno le 180 giornate, chi ne fa di meno, chi non viene proprio richiamato. Io chiedo comunque alla Regione di fare una seria programmazione annuale per tutti i lavoratori che stanno in quella graduatoria, che la graduatoria è stata fatta comunque dalla Regione Molise. Che vi aspettate naturalmente dal prefetto? Che cosa gli chiedete immediatamente? Ma immediatamente lo sblocco delle tre mensilità, perché i lavoratori non possono comunque vivere soltanto di aria. I lavoratori fanno, ripeto, un lavoro delicato e hanno comunque un bisogno economico, perché qui non parliamo solo di lavoratori, ma dietro ogni lavoratore ci sono famiglie e c'è anche una propria dignità personale, quindi vanno rispettate le persone. Sostegno al reddito per i lavoratori ITR con mobilità in scadenza. In merito, l'onorevole Danilo Leva ha presentato un'interrogazione al Ministro del Lavoro per chiedere quali misure il Governo intenda adottare per mantenere gli impegni assunti nei confronti dei lavoratori dell'area di crisi complessa. Proprio il Ministro Giuliano Poletti circa un mese fa aveva annunciato un pacchetto di interventi per la categoria, ossia un nuovo sussidio di 500 euro al mese per un anno. Un impegno disatteso, sottolinea Leva, ed oggi circa 700 lavoratori ex ITR si trovano e si troveranno a breve senza alcuna copertura di reddito personale e familiare. È indispensabile trovare delle soluzioni in brevissimo tempo. Auspico infatti che nella legge di stabilità vengano introdotte le suddette misure e, se così non dovesse essere, mi farò promotore di un emendamento che le inserisca. Ed oggi il giuramento di fedeltà alla Repubblica degli allievi del 196° corso per agenti di Polizia di Stato della scuola di Campobasso. Presente il vice capo della Polizia, il prefetto Luigi Savina, che ha assicurato la sopravvivenza della struttura in Molise. Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge. Recita questo l'articolo 54 della Costituzione, ricordato oggi dal vice capo della Polizia con funzione vicaria Luigi Savina. Il prefetto ha infatti partecipato in mattinata al giuramento dei giovani frequentatori del 196° corso per allievi agenti della Polizia di Stato, che si è tenuto nella struttura di Via
Tiberio a Campobasso. Alla presenza di numerose autorità la consueta cerimonia. È una realtà che conosco perché qualche altra volta per servizio, anni addietro, ho frequentato Campobasso, ero in servizio una volta allo SCOI, quindi eravamo qua per lavoro, altre volte alla Criminal Poll della Campania che aveva competenza anche sul Molise. Campobasso è una bella realtà, ma oggi dedichiamo il nostro tempo, il nostro affetto, la nostra cordialità a questi giovani allievi che hanno assunto l'impegno di servire non tanto la Polizia di Stato quanto il Paese, i cittadini. Il messaggio del Capo della Polizia, il richiamo all'articolo 54 della Costituzione, servire con disciplina e onore. Ecco, questo abbiamo chiesto ai nostri formatori, tanto hanno fatto, li ringraziamo e tanto chiediamo e auguriamo a questi giovani allievi. Il prefetto Savina ha poi scongiurato la più volte paventata possibilità che la scuola allievi agenti di Campobasso possa chiudere. Questa struttura avrà un futuro perché è collegata alla questura, perché nei piani di ogni c'è il reclutamento di altri agenti, perché c'è bisogno di sicurezza e la scuola di Campobasso è fondamentale per la sicurezza, per la formazione, per formare nuovi poliziotti. Al via stamani al Tribunale di Campobasso, davanti al collegio presieduto dal giudice Scarlato, il processo sul cosiddetto sistema Iorio. L'ex presidente della regione oggi presente in aula, attorno al quale ruoterebbero una serie di vicende. Una quindicina i reati contestati a vario titolo, diversi da imputato a imputato, tra le ipotesi della procura anche corruzione, concussione, abuso d'ufficio, peculato, falsità materiale ideologica, estorsione, violenza privata, bancarotta e ricettazione. Nell'inchiesta portata avanti dal procuratore D'Alterio, 17 persone sul banco degli imputati. Ignazio Annunziata, all'epoca dei fatti figura di riferimento della Gazzetta del Molise, l'ex governatore Michele Iorio, l'ex assessore regionale Gianfranco Vitaiano, l'ex capo della protezione civile Giuseppe Giarrusso, l'ex direttore dell'ASRE Angelo Percopo, il direttore di Telemolise Emanuela Petesce, l'editore Quintino Pallante ed ancora Rosario Cardile, Michele Colavita, Antonio e Stefano Epifanio, Giuseppe Marchese, Giorgio Marone, Desio Notardonato, Francesco Pettinicchio, Nicolino Sacchi e Anna Totaro, coinvolte inoltre anche due società, Telemolise e European Broadcasting Company. Stamattina si è proceduto alla costituzione delle parti ed è stata subito battaglia tra gli avvocati in merito alle richieste di costituzione di parte civile presentate da Regione Molise, Molise Acque e Associazione Caponnetto. Di nuovo un rinvio del Consiglio Provinciale di Foggia congiunto all'Assemblea dei Sindaci, che avrebbero dovuto pronunciarsi, appunto Consiglio e Sindaci, sul referendum per la costituzione della Moldavia, l'aggregazione amministrativa della provincia di Foggia al Molise. Mancavano più di 20 sindaci per dare legalità al Consiglio Provinciale di Foggia nella seduta congiunta con l'assemblea dei rispettivi sindaci, dove i vari rappresentanti istituzionali si sarebbero dovuti pronunciare sulla possibilità del referendum che, nelle intenzioni dei tanti cittadini, decide del distacco del territorio della provincia d'Aune dalla Puglia per aggregarsi al Molise, formando il concetto amministrativo, non certo una nuova regione, della Moldavia. Sul progetto voluto e proposto da Gennaro Amodeo già si è espressa poco meno della metà della popolazione interessata, coinvolta attraverso i consigli comunali di 15 comuni, tra i quali proprio quello del capoluogo. La questione è rinviata al prossimo Consiglio Provinciale previsto per il 27 ottobre, anche se in vero esistono dei problemi a causa del fatto che l'Assemblea dei Sindaci è un organo consultivo e non deliberativo e gli attuali consiglieri provinciali svolgono il loro compito in fase di prorogatio, essendo scaduti i loro mandati qualche giorno fa, il 16 ottobre. A tal riguardo si prospetta una decisione ultima che sarà presa dal futuro Consiglio Provinciale, quello che verrà fuori dalle elezioni di secondo grado, comunque prima del 4 dicembre, la data del prossimo referendum sulla Costituzione, voluto dal Presidente del Consiglio Renzi e dai suoi, che tra le tante decisioni contempla anche quella dell'abolizione completa di tutte le province.
L'Assise civica di Palazzo San Francesco ha eletto la commissione straordinaria per la revisione dello statuto. Nominati per la maggioranza i consiglieri Giovanni Fantozzi, Irma Barbato, Nicola Moscato e Salvatore Azzolini. Per la minoranza i consiglieri Roberto Di Baggio, Rita Formichelli e Stefano Testa. E parliamo del contributo per la non autosufficienza. In Molise è completato il programma attuativo, inoltre stanziati 2.900.000 euro per il nuovo fondo. Vediamo. Liquidato il contributo destinato alla non autosufficienza relativo agli ultimi due trimestri ancora non pagati del programma attuativo terminato lo scorso fine maggio, emessi infatti tutti i mandati di pagamento in favore degli ambiti interessati, che così potranno procedere con le erogazioni a favore dei destinatari. L'importo finale è di 920.000 euro, ultima tranche dei complessivi 2 milioni e 400.000 euro, a ribadirlo il presidente della Regione Paolo Di Laura Frattura. Un aiuto concreto per le persone in condizioni di disabilità gravissima in Molise e per le loro famiglie che ormai da tempo attendevano risposte. Intanto, per l'anno in corso, l'importo messo a disposizione dagli ambiti territoriali sociali, ai quali, in attuazione del Piano Sociale Regionale 2016-2018, è affidata la gestione diretta delle azioni, è salito e superato. Supera i 2.900.000 euro, di cui il 60% è stato già erogato. Con i pagamenti per il terzo e quarto trimestre, ha concluso Frattura, sono state liquidate inoltre le competenze per i centri socioeducativi coinvolti nel programma, sia in relazione alla quota di anticipazione dell'80%, sia per quanto riguarda la quota saldo del 20%. Il ministro Maria Elena Boschi domenica 23 ottobre sarà a Campobasso per incontrare i cittadini e dialogare sui punti salienti della riforma costituzionale. L'appuntamento dalle ore 18 nella sala della Costituzione della provincia. La Regione Molise ha avviato la procedura per l'approvazione del piano sulla qualità dell'aria, ma sono ancora molti i ritardi sul registro tumori, un registro che in concreto non esiste. Si parla spesso in Molise del registro dei tumori, ma forse siamo ancora indietro. Quali sono attualmente le principali negligenze che ci sono in ambito politico e istituzionale? Voi come comune cosa state facendo per sopperire a una problematica sentita da tutta la popolazione? Ma i ritardi della Regione Molise sono oggettivi sotto tanti punti di vista. Il registro dei tumori doveva essere istituito 20 anni fa e oggi ancora non esiste di fatto. Sono state attivate le procedure dalla Regione qualche anno fa, ma di concreto ancora non c'è nulla, almeno per quanto riguarda la possibilità di avere dati. Mancano una serie di normative che altre regioni hanno, per esempio proprio sulla qualità dell'aria, sulla difesa della qualità dell'aria. Solo adesso finalmente è stata attivata la procedura per l'approvazione del piano regionale sulla qualità dell'aria, che è stato elaborato dall'ARPA Molise. È stata avviata la procedura che dovrà finire in consiglio regionale con l'approvazione definitiva. Quindi una serie di ritardi ci sono, si sta cercando di recuperare il tempo perduto, ma siamo ancora lontani, diciamo, dagli obiettivi che una regione e una comunità dovrebbe realizzare. Per quanto riguarda noi siamo molto preoccupati, soprattutto a Venafro. Noi, per quanto come amministrazione, ci siamo già attivati. Per esempio, siamo stati protagonisti nelle procedure per le autorizzazioni integrate ambientali a favore di un paio di aziende che stanno in quel territorio di Pozzile e di Sesto Campano, per la verità, e abbiamo lavorato e collaborato con l'ARPA per inserire una serie di vincoli molto forti per le emissioni in atmosfera. Tant'è vero che una di queste due aziende ha fatto ricorso al TAR contro quest'AIA, e noi come comune siamo l'unico comune della zona che si è costituito al TAR Molise contro questa azienda. Per quanto riguarda l'inquinamento da traffico, noi abbiamo realizzato la progettazione della famosa bretella di Ceppagna, l'abbiamo consegnata alla regione, la quale però ci ha fatto sapere che non intende realizzarla, ha puntato su un altro progetto. Come sindaco io ho già predisposto ed elaborato un'ordinanza di divieto per il traffico pesante nel centro della città, ma proprio in questi giorni il prefetto mi ha scritto una nota nella quale mi ha invitato a soprassedere per il momento, perché è stato chiesto un parere al Ministero dell'Interno che dovrebbe, io spero che sia, diciamo, vada nella direzione della possibilità di emettere l'ordinanza, che se sarà come noi speriamo, taglierà anche la testa al toro, nel senso che non ci potranno essere più contestazioni.
Uscire dall'isolamento, accorciare i tempi tra l'Adriatico e il Tirreno e rilanciare l'economia molisana. Anche l'Assindustria è favorevole alla realizzazione della variante stradale di Venafro. Le imprese sono ovunque il motore della ripresa economica, sociale e occupazionale. Sostenere il comparto industriale significa anche per il Molise porre le basi per il benessere della sua popolazione. Benvenga allora l'incontro istituzionale per accelerare la realizzazione della bretella stradale che eviterà il passaggio di mezzi leggeri e pesanti lungo via Colonia Giulia Venafro e soprattutto accorcerà i tempi tra le sponde Adriatico e Tirreno della penisola italiana. Gli investimenti nel campo delle infrastrutture per Confindustria Molise restano quindi fondamentali. La nuova viabilità che prevede un nuovo casello autostradale nel comune di Mignano Montelungo, nell'Alto Casertano, verrà finanziata con le risorse economiche previste per il primo lotto della Termoli San Vittore del Lazio. L'Assindustria di via Cardarelli spera negli investimenti in questo campo per rilanciare la regione e farla uscire dalle secche dell'isolamento, penultima realtà nazionale, tra l'altro nella graduatoria della dotazione infrastrutturale. Ne beneficerebbero tutti i settori, da quello industriale per finire a quello turistico, e a trarne vantaggio sarebbe anche l'area di crisi. La Fondazione Italiana Sommelier del Molise dedica una intera giornata all'olio extravergine di oliva, coinvolgendo i bambini che avranno la possibilità di imparare ad assaggiare l'olio riconoscendone i sentori. Ora formato, allora ancora una volta con l'olio, questa volta con i bambini. Da ragazzini ci davano come merenda pane e olio, questa volta invece volete fare cosa? Abbiamo iniziato a lavorare, oltre che sul vino come Fondazione Italiana Sommelier Molise, anche sull'olio. Con il vecchio corso di cui abbiamo parlato qualche tempo fa, una carta degli oli. Beh, ricominciamo le attività. Partirà un secondo corso sommelier dell'olio e una serie di attività per gli adulti e per i bambini, perché secondo noi la cultura deve essere prima di tutto insegnata. Far capire che alcune sane regole di alimentazione, di qualità e quant'altro devono essere inculcate prima di tutto nei bambini, che sono le spugne e sicuramente coloro che risponderanno meglio a una serie di input. Stasera faremo insieme dei giochi, un po' di cultura, un po' di nozioni su come si produce l'olio. È il periodo questo della produzione, ormai sono tutti all'opera in questi giorni, nonostante il brutto tempo e nonostante una serie di problematiche che ci sono state con l'olio. Giocheremo insieme con i bambini e poi torniamo alla sana alimentazione, e quindi faranno con noi una merenda con pane e olio e anche qualche abbinamento un po' particolare. In quanto sommelier alla fine puntiamo sì sulla parte dei profumi, ma soprattutto dell'abbinamento, quindi l'olio visto come alimento prima di tutto e non come condimento, e l'olio che come il vino va abbinato al piatto. Ecco, non temete un giudizio piuttosto severo, perché poi i bambini sono quelli che quando non gradiscono qualche cosa fanno le boccacce. È proprio quello che vogliamo, perché alla fine sono i giudici migliori, quindi loro andranno oltre l'etichetta, il nome del produttore, potremo sicuramente, anche stasera verrà fuori perché avremo qualche in confronto, ovviamente anche loro non conoscono gli oli, giustamente non sanno qual è la produzione locale o quale può essere una produzione industriale, quindi comunque piatta, con dei problemi, anche con dei difetti, e vedremo loro cosa riusciranno a capire. Avranno a disposizione, come vedi, dei riferimenti, sì, perché giustamente loro non hanno una memoria sensoriale, quindi gli abbiamo messo a disposizione dei profumi e vediamo se li riusciranno a ritrovare nell'olio. Sul palco dell'ex Gilla Campobasso alle 19.15 di oggi salirà il quintetto di fiati del Conservatorio Perosi con Bruno Paolo Lombardi, Maurizio Marino, Lelio Di Tullio, Giovanni D'Aprile, Francesco Bossone e Greta De Santis. Il quintetto di fiati si esibirà su musiche di Farkas e Ibert. E passiamo ora alle previsioni del tempo.
Torna il bel tempo sull'intero Molise, nella prima parte cielo soleggiato o velato. Le temperature odierne sono comprese tra la minima di 12 gradi a Campobasso fino alla massima di 20 a Termoli. Poco mosso il mare Adriatico, ventilazione sud-occidentale. Domattina sulla regione maggiore copertura del cielo, valori climatici in aumento sul litorale, venti ancora meridionali. A Iesi l'Olimpia Agnonese non è andata oltre il pareggio. A fermare la squadra granata il portiere marchigiano Tavoni e un pizzico di precisione sotto porta. Rammarico in casa agnonese per il pareggio senza reti sul campo di Iesi. La formazione granata ha puntato subito a pungere contro avversari decimati dagli infortuni. Un super Tavoni ha negato il successo ai molisani. Ci aspettavamo qualcosa in più, ma più che altro per il campo che l'ha detto. Siamo stati un po' sfortunati, siamo stati forse un po' troppo confusionali gli ultimi quarto d'ora, 20 minuti, dove non siamo riusciti a fare l'ultimo passaggio. Abbiamo trovato dall'altra parte anche un portiere in ottime condizioni, ha preso 2-3 palloni importanti e così ci accontentiamo comunque di questo pareggio, perché comunque venire a giocare qui in una squadra come la Iesina, sapevo e l'avevamo vista che non era facile. Hanno sicuramente qualche problema, ma oggi si è visto poco e niente, insomma, comunque è una squadra ben portata e ben messa. In alto fa piacere, questo è il lavoro di tutti quanti, i ragazzi li abbiamo scelti uno per uno, siamo andati personalmente io e il direttore in giro per i campi, anche quasi a fine anno, a andare a vedere chi voleva anche riscattarsi degli anni dietro, e questo ci sta dando ragione per ora. Cercheremo di continuare su questa onda, diciamo. E sicuramente fa piacere, oggi l'hanno dimostrato i ragazzi di essere anche in grande forma, solo che è venuta a mancare questa vittoria. Dispiace, però ci accontentiamo di questo punto importante e pensiamo già a domenica prossima con la Fermana. Noi siamo stati bravi a ridimensionarli e quindi va fatto un costo a tavola. Credo che quando ti mancano 3-4-3 giocatori e poi si fa male uno, ti buttano fuori un altro giocatore, le difficoltà aumentano contro l'Agnonese che era venuto qui col vento in poppa, forse pensava di farci 3 gol, invece ha avuto una risposta incredibile e noi vediamo la sconfitta per 3-0. Sei atleti di danza sportiva della Dancing Art Molise hanno preso parte ai campionati mondiali ed europei 2016 disputati a San Pietroburgo in Russia. Al campionato europeo di show dance la Dancing Art ha ottenuto il titolo di vice campioni continentali con il duo Enzo Fornari e Maria Chiara Saporito. Ai campionati del mondo di Latino Show i molisani Luca Russo e Simona Trivisonno hanno invece vinto il titolo primeggiando nella Dance Team. Anche la Fitbox al CUS Molise è una disciplina sportiva nella quale si uniscono alla perfezione il fitness e le arti marziali, uno sport che non insegna ad aggredire ma è pure attività di fitness musicale. E con questa notizia si chiude il nostro telegiornale, vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento alle prossime edizioni. Arrivederci.